Buonasera a tutti. Allora, tanto ringrazio l'amministrazione, Mirko in particolare, e Mattia che ci hanno scelto. E l'obiettivo per cui poi noi siamo qua è quello di fare il meglio possibile con i soldi che la Regione, che il Comune è stato bravo a portare a Cascina Terme. Noi che lavoriamo nel marketing ormai da un po' di anni e con tutto business non lo sappiamo bene, abbiamo molto a cuore i soldi dei nostri clienti. Questo penso possa essere un vantaggio per Cascina Terme. E quello che abbiamo fatto, ora ve lo spiego brevemente cercando di lasciare fuori più termini tecnici possibili, è stato quello di portare Cascina Terme fuori dalla zona di comfort, perché secondo me se è successo qualcosa negli ultimi 20 anni, fra le tante che sono successe, è che poi Cascina si è un po' appiattita. E come diceva giustamente il sindaco prima, c'è bisogno, secondo me, di uno sforzo davvero di partecipazione, che però vada oltre la parola da conferenza stampa, appunto. Perché, lo dico da cascianese, tutta quest'unione fra cascianesi e taricani ancora faccio fatica a vederla. Ecco, se intanto noi da cittadini, prima che da professionisti, riusciamo a fare, secondo me, questo salto di qualità mentale nel vederci in un unico territorio, in un unico comune, sarà poi difficile spiegarlo ai turisti i motivi per cui dovrebbero venire da noi. E quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti da una strategia diversa. Noi siamo, chi ci sceglie? Ci sceglie perché siamo esperti di brand positioning. Il brand positioning è la prima strategia da cui ogni azienda dovrebbe partire, e già qui c'è un primo cambio di passo, perché la comunicazione che abbiamo cercato di trovare, e qui mi fa davvero piacere che il sindaco e il comune l'abbiano sposata, è stata quella di trattare, lo dico tra virgolette, il comune come un'azienda. Quindi uscire un po' dai canoni della comunicazione istituzionale e pubblica e ragionare un po' più da aziende e da imprenditori. Quindi cosa significa brand positioning? Significa spiegare alle persone perché dovrebbero scegliere noi piuttosto che la concorrenza, piuttosto che non scegliere affatto. Trasliamola a livello territoriale, si potrebbe dire che attraverso questa strategia dobbiamo spiegare alle persone perché dovrebbero venire a Cascina Terme piuttosto che andare in un'altra regione, piuttosto che rimanersi a casa. Questo è un po' il concetto. Quindi, se si parla di persone, il primo passo che abbiamo fatto è stato quello di andare a fare un'analisi dei target di riferimento, perché la prima, diciamo, conseguenza dell'applicare una strategia di questo tipo è che non possiamo piacere a tutti. Quindi il primo passaggio mentale da fare è che Cascina non può piacere a tutti, ed è un vantaggio, lo dico in senso veramente positivo, ma dobbiamo andare a capire chi è il target più giusto per noi rispetto a quello che abbiamo da offrire a quel target. Ora, senza essere degli strateghi, è evidente che il nostro punto di forza sono le terme e il nostro punto di forza sono un turista che può essere enogastronomico, cioè come vendiamo alla fine un pezzo di Toscana che è un po' meno battuta dai sentieri tradizionali. Quindi chi vorremmo attrarre? Vorremmo attrarre da coppie o famiglie che abbiano anche una capacità di spesa media e medio alta, in grado di apprezzare questo tipo di turismo. È ad esempio il turista del weekend che magari parte giovedì sera o venerdì, va, gira nel borgo, viene con la macchina o arriva con l'aereo a Pisa e poi con una macchina a noleggio e si fa 2 giorni in Toscana. Quindi la domanda che ci siamo fatti è, una volta capito chi è che volevamo attrarre, è perché lui dovrebbe venire da noi. Quindi abbiamo identificato quelli che sono gli elementi differenzianti, che per fortuna sono tanti, e secondo noi il primo messaggio che dovremmo fare intercettare ai nostri clienti è quello che, venendo a Cascina Terme Lari, si arriva in una Toscana che in realtà è un po' ancora da scoprire rispetto ai sentieri più battuti. E quando si fa brand positioning bisogna che io faccia i conti col nemico, tra virgolette. Che significa?
che io non posso parlare di Toscana in senso Tuculio, penso a un vecchio slogan delle terme, cuore caldo della Toscana. E beh, non è posizionante, ok? Io non ce l'ho quello slogan in sé, è solo per spiegare il concetto. Non è posizionante in sé, perché sono tanti intanto i cuori caldi della Toscana, non siamo neanche nel centro della Toscana, se non volessi anche essere un po' pignolo. E se parlo di Toscana solo in senso generale, è chiaro che fra Chianti, Casciana Terme Lario, il turista, ad esempio straniero, sceglie Chianti 10 volte su 10. Hanno un'altra potenza di fuoco a livello di brand, cioè di nome, di marchio. E così per altre zone, può essere Grossetano, cioè sono tanti i competitor da questo punto di vista. Rimanendo in Toscana, potrei allargare il giro a tutta Italia. Quante volte sento dire che è vero, turismo dovrebbe essere la prima fonte di reddito dell'Italia. Quindi il nostro target che deve decidere dove passa il weekend ce n'ha un po' di alternative. Quindi noi dobbiamo capire rispetto alle alternative cosa abbiamo da offrire di diverso. Non necessariamente meglio, al cliente non ne frega giusto che sia meglio, ma di diverso. Vado avanti. Lo stesso concetto va applicato alle terme. Perché? Cos'è che rende diversa l'acqua delle terme rispetto alle altre acque termali? Che può fare benessere? No, perché se la punto sul benessere, anche qui la smana, se andare lontano, vince su Casciana Terme 10-0. Ok? Allora bisogna che vada a capire cos'è che può rendere e quindi attraente per una persona le terme di Casciana rispetto a tutte le altre acque calde, semplifico, ma almeno ci si intende, in zona. Ed è sicuramente il fatto che, a differenza delle altre, la nostra acqua cura. Quindi la comunicazione delle terme deve cominciare anche a far sapere che quest'acqua funziona, cioè è efficace per tutta una serie di patologie, problemi, eccetera, 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 ma quindi funziona. Paradossalmente, non è che voglio stare a fare processo al passato, che non avrebbe senso, ma giusto per capirsi, il fatto che una volta l'acqua nostra macchiava costumi era la prova per un ignorantone che l'acqua funziona, banalmente, ok? Quindi, siccome davvero la nostra acqua funziona, bisogna cominciare a tornare a dirgli certe cose al turista che viene, perché se mi viene a dirgli vieni da noi perché stai bene, quindi benessere, e diventa un po' debole come promessa, o quantomeno si mischia ad altre centinaia di migliaia, se non milioni, di promesse uguali. Ok, non vi sto a fare un pippone sul marketing, ma il primo problema quando si fa comunicazione è superare il filtro della mente. Cosa significa superare il filtro della mente? Che ve ne accorgiate o meno, il nostro cervello dalla mattina quando si alza, la sera quando va a letto, incontra circa 40.000 informazioni. Mentre vado al telefonino, mentre vado per la strada, sono su internet e vado in televisione. Quindi riuscire fra 40.000 informazioni a renderla mia attraente, e quindi, cavolo, questa è nuova, e non è così banale. È chiaro che se gli dico, viene da me perché c'è il benessere, o viene da me perché si mangia bene, diventa complicato, rientro fra quelle 40.000. Quindi brand positioning applicato al territorio, applicato alle terme, posso scendere più nel particolare, applicato all'enogastronomia, ad esempio. Questo è un marchio che rende famoso nel mondo il nostro territorio e tra le varie, tra i vari punti di forza, ovviamente il primo è la qualità del prodotto, ma se pensate al packaging, se io togliessi tutte le scritte e vi facessi vedere un pacco di pasta giallo, io sfiderei che chiunque di voi non mi dica questa è pasta Morelli. Martello, scusa, pasta Martello. Ok, quindi il brand positioning funziona, e qui ce l'avete una prova tangibile, anche sul prodotto fisico, come in questo caso. E quindi, avendo già tutta una serie di elementi strategici, da questo punto di vista, il nostro compito è un po' più avvantaggiato. Si tratta semplicemente di venderli e di farli conoscere al mondo. Quindi, quali sono gli obiettivi che ci siamo dati e che dobbiamo riuscire a raggiungere con questi soldi? Il primo è consapevolezza, cioè far conoscere al mondo che esistiamo. Questo è lo scopo della pubblicità. La maggior parte dei miei clienti, ma giustamente, confondono il marketing con la pubblicità. Cioè, pensano che un'agenzia di marketing e un'agenzia pubblicitaria sia la stessa cosa.
E non è così. Il marketing è la strategia che sta alla base. La pubblicità fa solo un compito. Rende evidente alle persone che un marchio esiste. Se io oggi non faccio pubblicità, la gente non sa che Cash Matter non esiste. O lo saprà nel momento in cui passerà di qui o incontrerà un amico che ci sta. Quindi il nostro primo compito, essendo un piano di 3 anni, per il primo anno ci siamo dati l'obiettivo di intanto far conoscere, quindi rendere consapevoli il marchio Casciana Termelari a più persone possibili. Dopo vediamo con quali strumenti secondo noi riusciamo ad arrivare a questo obiettivo. Ma una volta che ci hanno conosciuti, non possiamo, diciamo così, accontentarsi. Non siamo un brand famoso che se Rolex basta che dica esisto, la gente sa esattamente di cosa si parla, quindi d'orologi. Cacciate a Melari non c'ha questo privilegio ancora. Quindi ho bisogno di trasformare quel traffico, quella visibilità, in contatti. Questo è il passaggio più difficile, ma è il vero oro che noi riusciremo a portare a casa e a coniare se facciamo un bel lavoro. Quindi, se io riuscirò a portare, se noi riusciamo a portare, per esempio, 30.000 visite sul sito, di queste 30.000 visite riesco ad avere, dopo vi faccio vedere come abbiamo pensato di riuscirle ad avere, circa 300, 3.000, un giorno spero, 10.000 contatti, qui 10.000 contatti noi possiamo mandare offerte, eventi, tutta quella serie di informazioni che fanno sì che quella persona da, già che si chiama prospect, cioè da persona che conosce il paese, diventa persona che viene in paese e quindi avrà poi un impatto economico su tutto il territorio. Da dove siamo partiti? Siccome ogni comunità ha bisogno di un simbolo intorno a cui legarsi, quale poteva essere il simbolo o i simboli che possono rendere Casciana Terme Lari un marchio conosciuto? Siccome noi abbiamo già una storia da raccontare, io ho un po' di anni che mi batto su questo concetto e finalmente mi hanno dato la possibilità di sfruttarlo, noi abbiamo già una bellissima storia. Ora, nel marketing negli ultimi anni c'è stata tutta la moda sullo storytelling. Ecco, noi lo storytelling ce l'abbiamo da circa, dal 1300 circa, l'abbiamo secondo me sfruttato poco e male, vediamo oggi di sfruttarlo meglio. Quindi abbiamo creato un nuovo marchio che unisse, diciamo, un po' di concetti. Anzitutto i due paesi, quindi le due comunità, quella di Casciana Terme e quella di Lari. Quali sono allora i simboli che possono rappresentare entrambi? Il merlo per Casciana, secondo noi, e il castello per Lari. Se ci fate caso, l'idea è stata quella di, con una sorta di gioco, però secondo noi efficace, di unire diciamo, la storia e la tradizione che ha questo territorio, perché se non dico una cappellata si parla del 1300 con la contessa, forse ancora prima, comunque c'ha più di 1000 anni di storia, e quindi vedete anche da font l'unione di font moderno a font e lettering di visita Casciana Terme Lari, quindi modernità e tradizioni che si uniscano anche a livello di font, ma si uniscano anche nel simbolo, dove castello e merlo hanno, secondo noi, poi dopo lo vediamo negli sviluppi, un'accezione, sicuramente un accento moderno. Il merlo, secondo noi, rappresenta anche un po', assomiglia un po' a una strada, è un merlo, se volete, stilizzato, ma che rappresenta anche un po' le curve e le colline del territorio. Quindi c'è sia la tradizione, c'è l'innovazione, c'è una storia che vogliamo non solo raccontare ma anche vendere, e c'è l'unione di due territori. Quello che diceva prima il sindaco è anche questo, cioè una volta creato il simbolo bisogna che la comunità faccia quello sforzo che dicevo anche prima di legarci intorno al simbolo. Pensate al valore che danno gli americani alla bandiera. Cioè, non esiste casa negli Stati Uniti che non abbia la bandiera degli Stati Uniti. Non esiste attività pubblica non solo inteso pubblico, cioè aperta al pubblico, che non abbia la bandiera degli Stati Uniti. Cioè, vale molto in termini emotivi e di impatto emotivo la bandiera. Se qualcuno di voi è stato a New York saprà che New York è considerata la fabbrica degli americani. Cioè, nel senso che se uno va a New York dopo è difficile che non simpatizzi e non si senta un po' americano.
Quindi l'idea è quella di legare il comune intorno a questo marchio e stampare degli adesivi che potrebbero essere questi da consegnare, e io spero da rendere anche orgogliosi i commercianti di Cascinate Armelari, sarebbe un grande primo passo per spiegare poi al cittadino che viene fuori che qui si trova all'interno di una comunità. Stesso discorso potrebbe essere la vendita di merchandising, il più classico e famoso, potrebbe essere anche delle tazze, ok? Ma io vorrei creare il famoso kit, cioè il kit potrebbe essere dal turista al cittadino, tipo pergamena dove al turista lo fa diventare cittadino onorario, nel kit gli ci mette la tazza, la t-shirt e un buono per ritornare da noi entro il prossimo anno, e vedrà. Io sono convinto che un kit del genere si potrebbe vendere tranquillamente in quasi tutte le attività. Questo potrebbe essere un esempio per la t-shirt. Cioè, l'idea è stata quella di creare un marchio, un simbolo che possa essere anche facilmente declinabile e quindi vendibile e spendibile. E poi abbiamo creato il sito, che sarà online il punto d'aggregazione di tutte le strategie, di tutti gli investimenti, che è cascinatermelari.it, che potete già andare a navigare. Il sito è pensato in ottica mobile only, cioè oggi l'86% delle ricerche vengono effettuate sui telefonini. I nostri amati turisti fanno le ricerche dal telefonino mentre fanno finta di essere loro, ogni tanto. Però diciamo, è chiaramente il telefonino l'oggetto privilegiato, e quindi diciamo, ovviamente si vede bene anche da desktop, ma vi accorgerete aprendo il telefono che il sito si vede molto meglio da mobile. Come lo vendiamo poi? Come creiamo quella consapevolezza che dicevo prima? Attraverso, è vero che abbiamo un po' di budget, però il budget non è infinito, e quindi dobbiamo fare come i bravi padri di famiglia, di essere come dei laser, diciamo, cioè l'investimento va declinato in maniera la più precisa possibile. Secondo noi, per essere precisi, non avere grandi risultati, dovremmo partire a fare campagne su Facebook e Instagram e da Google per intercettare traffico che ora poi lo vediamo, vado troppo avanti. Perché Facebook, Google e Instagram? Perché intanto sono meno cari dei media tradizionali, e poi perché vi sarete accorti che il mondo negli ultimi 15 anni è abbastanza cambiato, negli ultimi 3 troppo per fortuna lo è ancora di più, però Facebook e Google oggi posseggono l'80% della spesa annuale pubblicitaria online, quindi è impossibile non partire da Facebook e Google. Quindi il primo focus da fare sui, lo chiamiamo Big Four, cioè Facebook, Google, YouTube e Instagram. Se ci pensate bene, non è cambiato il modo in cui le persone cercano, sono cambiati gli strumenti. Che significa? Che Google non ha fatto altro che sostituire quello che una volta facevamo con le pagine gialle. Ok? Quindi quando io ho bisogno di un idraulico, 30 anni fa cercavo sulle pagine gialle, idraulico Pisa, e chiamavo. Facebook non ha, sì, ha rivoluzionato il mondo per altri motivi che oggi non ci interessa, ma sostanzialmente assomiglia un po' alla radio, cioè dove io scelgo la stazione per interessi, mi piace la musica rock, cerco una stazione rock, mi piace classica, uguale, mi piace l'informazione, ascolto una radio di informazione, quindi è il mio interesse che è guidato, la pubblicità che ascolto su quella radio è spesso legata al tipo di contenuto editoriale che sono su quel band. Cioè, Facebook fa un po' questo, intercetta una domanda diversa da Google. YouTube è considerata la TV del mondo, e ha ragione, non a caso è il secondo motore di ricerca più visualizzato. Terzo per informazione è Amazon, quindi che potrebbe essere uno strumento se qualcuno ha attività o vende già su Amazon. Quindi è impossibile non partire da questi. Traffico che verrà portato sul sito e sulle pagine dedicate alle terme, perché poi ricordiamoci che il finanziamento è rivolto alle attività termali, quindi di terme ne dobbiamo, vogliamo soprattutto parlarne, attraverso un primo strumento che è quello della guida. Cosa abbiamo fatto? Sarà uno dei tanti.
Però l'idea è di creare uno scambio fra chi è fra noi e il turista che sta dall'altra parte. Quindi attraverso la pubblicità gli dico che il Casciana Terme esiste, che c'è tutta una serie di elementi differenzianti rispetto ad altre zone e che se non hai idea di come passare un weekend fighissimo in Toscana te lo diciamo noi. E nella guida c'è proprio spiegato cosa fare a Casciana Terme in 2 giorni, dalla mattina alla sera, sabato, domenica, quando uno ha voglia. Questo secondo noi potrebbe essere un primo elemento interessante per avere i suoi dati di contatto in cambio della guida. Poi ovviamente c'è cosa puoi fare sul territorio, come è sviluppato il territorio, quali sono i percorsi. La nostra zona è ricchissima di percorsi, poi sono stati negli ultimi anni soprattutto ben sviluppati, ci sono delle guide, ci sono sentieri online, cioè per chi è amante del trekking, Casciana Terme Lario offre davvero degli spunti interessanti. Ci sono informazioni su dove dormire, su come si arriva, quindi anche tutta una parte di informazioni tecniche, ed è già sviluppato in 2 lingue, italiano ed inglese. Vi faccio un esempio: cosa puoi fare? Facendo l'analisi ho scoperto io dal cascianese, sono 40 anni che abito da queste parti, che Casciana Terme Lario in realtà è composto da 37 piccoli borghi, tutti da scoprire. Quindi se già io, che ho 40 anni che abito qui, non sapevo questa informazione, come può saperla il turista che magari è appassionato di Toscana, di borghi medievali o di situazioni vicine alla nostra, che neanche ha mai sentito parlare di questo territorio? Quindi è attraverso le informazioni che poi portiamo le persone a scoprirci. Questa è la guida che vi dicevo, e come ci insegnano gli americani, the money's in the list, quindi il vero valore è nella capacità di creare contatti, che speriamo riusciremo ad avere, ed è, mi perdoneranno chi ci ha preceduto, ma un obiettivo mai tentato prima, cioè, e questo mi è piaciuto molto, il Comune ha sposato questa nostra linea, applicando, come vi dicevo, le logiche, diciamo, da azienda, le logiche della pubblica amministrazione, che non è solo quella di facciamo il portalone dove facciamo vedere le attività. Io per primo mi dico, se devo fare una roba di questo genere non la faccio, perché tanto non funziona, no? E io voglio fare una roba che funzioni per il mio territorio. Se noi riusciamo, attraverso questo e altri contenuti che svilupperemo, a creare una lista di contatti, diamogli quella al territorio. Poi se il ristorante vuole fare l'offerta gli si dà i contatti, se un albergo vuole fare l'offerta gli si dà i contatti, ma non il portalone che poi va aggiornato, che poi non si aggiorna, perché tanto non ha senso, cioè è fuori dalle logiche di pensiero delle persone che stanno dall'altra parte dello schermo. Le persone non vanno a prenotare l'albergo sul portale Visit Casciana Terme, ma neanche su Visit New York. Le persone vanno su Booking o su Artreota o su TripAdvisor. Il nostro cervello segue altri canali, e quindi abbiamo cercato di fare qualcosa, secondo noi, almeno sicuramente a Casciana Terme Lario, ma anche un po' di analisi di altri siti e di altri portali l'abbiamo fatto, per un comune poi soprattutto così piccolo, rispetto che davvero poi concorrenti sono, rimanendo a Toscana, da Chianti a Firenze a Pisa a Grossetano, cioè Toscana non a caso come la regione più bella d'Italia, ma c'è anche un po' di concorrenza, e quindi dovremmo essere davvero bravi nel fare le campagne, nel portare traffico, nell'intercettare quel traffico e nel farlo diventare un contatto buono per il territorio, per farlo arrivare da queste parti. Nel primo anno ci concentreremo soprattutto online, a partire dal secondo affiancheremo a marketing online anche marketing offline, quindi segnaletica in bardella in tutta la provincia di Pisa, cartelli stradali, un po' di materiali cartacei, si vedeva prima, da adesivi, merchandising e tutta una serie di operazioni che possano portare persone e quindi poi i soldi nelle tasche delle attività e del comune di Casciana Terme